Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo video bellissimo in cui condividerò con voi il mio menù settimanale che mi ha aiutata a cambiare completamente il mio metabolismo. Allora, io sono qui intanto perché sicuramente mi ha fatto tantissimo piacere riprendere ciò che io ho mangiato durante tutta la settimana, perché se ho un canale YouTube è perché comunque mi piace condividere e confrontarmi con voi, e questo ovviamente è normale, quindi mi viene veramente naturale e mi fa tanto piacere. E poi anche perché, sempre comunque sullo stesso piano, perché voi siete stati a chiedermelo, in tantissimi mi avete chiesto: ma Barbie, come hai fatto a dimagrire così tanto? Queste sono state delle domande fatte appunto da chi mi segue da tanto tempo e quindi ha seguito la mia trasformazione video dopo video, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Ebbene sì, io ho perso, e non ci credo, ho perso 10 kg in 2 mesi senza fare nessun tipo di sacrificio, senza fare nessun tipo di fatica e soprattutto senza seguire nessuna dieta. Vi spiego come ho fatto e poi vi mando subito alle immagini del mio menù settimanale. Allora, mi sono tantissimo documentata su internet e tra un sito e un altro, tra una frase e un'altra, tra un argomento e un altro, ho concluso che ci sono alcuni elementi che, associati tra di loro, ci aiutano a cambiare il nostro metabolismo, cioè ci aiutano a cambiarlo, nel senso che il nostro metabolismo inizia ad assumere molto meno. Ora, io non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, non mi intendo di niente assolutamente di alimentazione, ma assolutamente non me ne intendo per niente. Ora, io non lo so se ciò che ho dedotto dalle mie varie ricerche sono appunto una cosa vera, oppure se ho dedotto cose che non stanno né in cielo né in terra. Fatto sta che hanno funzionato sicuramente su di me, quindi appunto chi mi segue da tanto lo sa, perché appunto tramite video ha visto, quindi ha visto appunto la mia trasformazione. Quindi ovviamente non vi invito a seguire assolutamente il mio menù settimanale, semplicemente perché non mi assumo appunto nessuna responsabilità. Io sono contenta di condividerlo con voi e vi ripeto, con me questo menù ha funzionato, quindi ha cambiato totalmente il mio metabolismo. Assumo meno cibo sicuramente rispetto a come mangiavo prima e assimilo molto meno calorie rispetto a ciò che mangio. Inizio subito con il mio menù. Fatemi sapere se comunque con il passare del tempo volete degli aggiornamenti appunto sulla mia trasformazione. E niente, vi mando un bacio grande, vi do appuntamento al prossimo video. Nel frattempo vi lascio al mio menù settimanale. Eccoci qua, lasciate un bel like se appunto volete ancora dei aggiornamenti sul mio peso, sul mio fisico, sulla mia bellissima trasformazione. Sono contenta di condividerla con voi e iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Ecco il via al mio menù settimanale che mi ha veramente trasformato. Primo giorno, allora, appena sveglia ho preso un caffè, adesso è passata circa un'ora e mezza, al massimo un paio d'ore, e quindi al secondo caffè prenderò anche una di queste merendine pan di stelle, proprio per, diciamo, far passare senza attacchi di fame la mattinata e quindi aspettare il pranzo più facilmente. Ecco il mio pranzo, semplicissima, ma proprio semplicissima insalata di riso. Ho aggiunto solamente del tonno e dello yussel, niente di più. Buon appetito a chi mangia! Come spuntino pomeridiano andrò a mangiare questa barretta fatta con muesli al latte, cioccolato al latte e cocco. Eccomi arrivata alla cena, una cena deliziosissima per quanto mi riguarda. E allora, bresaola
è accompagnata con un'insalata mista. Ho messo olio, aceto balsamico e sale. Basta, fino a domani non toccherò più cibo dopo questa cena e ci vediamo domani con il secondo giorno di menù settimanale. Eccoci arrivati al secondo giorno della settimana. La mia colazione è due biscottini belli spessi questi, con le gocce di cioccolato e poi un succo da 200 ml ace. Il mio pranzo di oggi è del petto di pollo arrostito, che è questo. Ho aggiunto un po' di olio crudo, poco però, perché infatti se vedete non si nota tanto. E accompagnerò la carne con un po' di insalata mista. Anche qui ho aggiunto l'olio Evo, un pizzico 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 di sale e un po' di aceto balsamico. Sono le 4:30 del pomeriggio e non vi nego che c'ho veramente un buon languorino e quindi per merenda un'ottima banana. Questa sarà la mia cena di oggi, cioè due uova sode e magari farò anche un'insalata mista, ma pochissima, quanto diciamo per togliere il gusto dell'uovo, niente di più. Eccoci al terzo giorno del mio bellissimo menù settimanale. E allora, caffettino e questo ve l'avevo fatto vedere anche l'altro mattina. L'altra mattina sono dei biscotti con le gocce di cioccolato. L'unica differenza è che anziché mangiarne due questa mattina, ne mangerò appunto uno solo, ma perché comunque ho in programma poi durante la giornata determinati cibi, quindi con determinate calorie. Ok, e che vada inizio, che inizi, diciamo, ecco meglio, questa bellissima terza giornata. Ed è arrivata anche l'ora del pranzo. Questo è il mio pranzo, sono praticamente degli spaghettini conditi con pochissimo pesto e l'aggiunta di formaggio grattugiato. E qui, come vedete, ci sono gli ingredienti perché oggi pomeriggio mi merito una torta squisita. Questa è una delle mie merende preferite ed è una torta che ho appena finito di fare, semplicissima torta al cioccolato con su dello zucchero a velo. La mia cena è pronta, questa sera insalata mista che ancora devo condire e un po' di salsiccia, ovviamente senza pane. Ecco il mio pranzo, evviva la cucina italiana, un bellissimo piatto di spaghetti al pomodoro con l'aggiunta di speck, fiammiferini di speck, che sono questi che si intravedono. Sono quasi le 4 del pomeriggio, questa volta questa sveglia è giusta, nel senso che quando vi avevo fatto il video su cosa c'è sul mio comodino, in realtà la sveglia ancora non l'avevo aggiornata col nuovo orario e quindi era un'ora indietro. Allora, quindi merenda pomeridiana, prenderò una bella tazza di yogurt da bere alla fragola. L'ho uscito dal frigo circa 5 minuti fa, perché troppo freddo non mi piace, quindi lo prenderò con calma. Ecco qua una bella tazza di yogurt. Questa è la mia merenda insieme al nuovo libro che ho iniziato a leggere da qualche giorno e si intitola appunto Sono diventata invisibile.
Eccoci arrivati alla cena, questa è la pizza che vi avevo fatto vedere in qualche video spesa fa, che ho acquistato da Eurospin ed è questa rotonda appunto che si trova nel banco frigo di questo discount. Purtroppo non mi è piaciuta per niente perché questa è l'ultima che mi è rimasta, quindi l'ho già provata. Non solo come estetica, perché comunque neanche a vederla è bella, e né tantomeno come gusto, infatti non la comprerò mai più. Fatemi sapere se a voi le pizze dell'Eurospin che si trovano nel banco frigo vi piacciono, perché io proprio le toglierei completamente dal discount. Oggi la mia super colazione è formata da 200 ml di succo gusto ace e una merendina tipo pan di stelle. Eccomi arrivata all'ora di pranzo, oggi tortellini, anzi per meglio dire cappelletti di carne in brodo con l'aggiunta di olio extravergine d'oliva, quindi olio evo, e formaggio grattugiato. Eccoci arrivati all'ora di cena, questa sera per me la semplicissima insalata di riso con solamente tonno e yuster. Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo giorno. Questa mattina un buon tè caldo classico e ci andrò ad inzuppare due fette biscottate rotonde. Ecco il mio pranzo, insalata di riso anche questa volta con l'aggiunta di due soli ingredienti, e cioè tonno in scatola e yuster. E viva la merenda! Quindi oggi pomeriggio per me succo di frutta da 200 ml ace e una barretta ai cereali con il cioccolato al latte. Eccomi arrivata alla cena, quindi questa sera mangerò questo piatto che non è neanche misero, di tortiglioni al sugo con l'aggiunta di bastoncini di speck. Aggiungerò poco e niente di formaggio grattugiato, ma proprio una velina, e buon appetito a chi mangia!